Piano di Sorrento, morte Vincenzo Arma per gas tossici, nota della compagnia bottiglieri Shipping. Piano di Sorrento piange in lacrime il giovane ragazzo Vincenzo Arma, morto per inalazione di gas tossici a bordo nota della compagnia bottiglieri Shipping. A Positano News una vicenda triste che colpisce amaramente la cittadina della penisola sorrentina. Ecco la nota che abbiamo ricevuto e pubblichiamo. È con profondo dolore che la Giuseppe Bottiglieri Shipping Company annuncia la tragica scomparsa del terzo ufficiale di coperta, signor Vincenzo Arma, 22 anni, originario di Piano di Sorrento, avvenuto a bordo della Post Panamax Bottiglieri Giorgio Avino il 12 gennaio, presumibilmente a causa di un'inalazione di gas tossici verificatasi durante il prelievo da una stiva della nave di un campione del carico trasportato di carbone. Il terzo ufficiale di coperta, signor Vincenzo Arma, era imbarcato sulla bottiglieri Giorgio Avino il 24 dicembre 2012 nel porto di Singapore. Al momento dell'incidente, la nave, sotto la guida del comandante Giuliano Perelli, si trovava nel porto di Daesh, India occidentale, impegnata in operazioni commerciali. Nonostante le attività di soccorso siano state prontamente attivate, purtroppo non è stato possibile evitare la tragedia ed è così che è scomparso il nostro giovane Arma. Sono ancora in corso indagini da parte delle autorità preposte per far luce sulla vicenda. L'azienda, che in contatto con la famiglia Arma, ha immediatamente allertato con le autorità preposte, tra cui le autorità consolari italiane in India, con cui è in costante collegamento per fare piena luce sull'accaduto e collaborare alle indagini. Il presidente della compagnia armatoriale, Giuseppe Bottiglieri, il consiglio di amministrazione, il comandante Perelli, con l'equipaggio della MN Bottiglieri Giorgio Avino e tutto lo staff della società partecipano con profondo e sincero cordoglio al lutto della famiglia Arma. Positano News e TV Sorrento partecipa con grande dolore al lutto della famiglia Arma. Tra pochi giorni, i funerali.